Allora, io oggi per il mio progetto userò questo filato della Delfino, che è un filo di Scozia numero 5. Questo è un gomitolo da 100 grammi, 350 metri. Indica, consiglia l'uncinetto del numero 2. Io comunque oggi userò l'uncinetto del numero 3. L'ho già provato, si lavora benissimo col 2,5-3, ok? È un puro cotone Mako egiziano 100%. Vi dico il colore, che il colore è 013 bagno 96. Ok? Allora, questo filato io l'ho acquistato da Giuseppe Celentano. Sotto il video, poi nel box informazioni, vi lascerò il link del contatto Facebook, della pagina Facebook di Giuseppe Celentano, dove potete andare a vedere, diciamo, la vasta scelta di colori. Per quanto riguarda questo filato, ci sono anche altri filati, però io oggi sto usando questo. Vi lascio anche il numero di telefono del signor Celentano, in modo per chi volesse contattarlo direttamente, telefonicamente, per avere, diciamo, ulteriori informazioni per quanto riguarda i filati della Delfino. Ok? Allora, detto questo, adesso passiamo al tutorial. Allora, per le taglie. Allora, per la mia taglia, che è una 44-46, io metto su 160 catenelle e lavoriamo su un multiplo. Avvicino un po' così. Allora, dicevo, lavoro su un multiplo di 8 catenelle. Di queste 160 catenelle che io metto su, avrò 20 motivi. Quindi, e li metterò in questa maniera. Farò 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è il davanti. Il dietro, che è uguale. 1, 2, 3, 4, la manica, la spalla. 1, 2, 3, 4, l'altra manica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e questo è il dietro. Ora, in questi quattro angoli faremo degli aumenti. Ok? Quindi, come ho già detto, io metterò 6 davanti, 6 dietro e 4 per ogni manica, quindi sono 20 motivi. Ora, se noi per esempio vogliamo una taglia più grande, allora 46-48, dobbiamo aggiungere un motivo in più, quindi dobbiamo aggiungere un motivo davanti, un motivo dietro e un motivo per ogni spalla. Quindi un motivo è di 8 catenelle e dobbiamo fare 8, 8, 8, 8. Quindi sono 32 catenelle in più, perché 4 per 8, 32. Quindi se noi vogliamo una taglia 46-48, alle mie 160 catenelle io aggiungo 160 più 32, 192. Quindi per fare una 48, 46-48, 192 catenelle. E quindi qui, invece di 6 motivi davanti, saranno 7 e 7 dietro. Qui sulle maniche, invece di 4 motivi, saranno poi 5 motivi. Ok? E così via. Quindi se poi vogliamo fare una taglia 48-50, 192 catenelle, dobbiamo aggiungere più 32 e abbiamo il risultato e sappiamo quante catenelle dobbiamo mettere su. Però attenzione, con lo stesso filato che ho usato io, perché se andate a usare un altro filato che è più grosso, un altro uncinetto, io poi non vi so dire con quante catenelle dovete iniziare, ok? Quindi prendete la circonferenza del collo. In base ai vostri centimetri, quanto volete largo,
in base ai vostri centimetri calcolate il multiplo, ok? Quante catenelle dobbiamo fare per arrivare alla nostra misura, quindi calcolate il multiplo, quindi fate 8, 8, 8, 8, 8, 8, va bene? Ok, allora iniziamo la nostra lavorazione. Ciao! Allora, io ho fatto 160 catenelle e nelle 160 catenelle ho fatto un giro tutto a maglia bassa, quindi ho fatto 160 maglie basse. Ho chiuso con una maglia bassissima, adesso faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto 3 maglie, 1, 2, 3, nella quarta faccio delle maglie allungate, 2, 3 e chiudo così. 2 catenelle, rientro nella stessa maglia, faccio ancora 3 maglie allungate, 2, 3, 2 punti sull'uncinetto e chiudo. 2 catenelle, rientro ancora nella stessa maglia, faccio ancora 3 maglie allungate, 1, 2, 3. Chiudo fino alla penultima, cioè lascio 2 punti sull'uncinetto e poi chiudo. Una catenella, salto 3 maglie, 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto 3 maglie nella quarta, 3 maglie allungate. Chiudo. 2 catenelle, rientro. 3 maglie allungate, 1, 2, 3. 2 catenelle, rientro, ancora 3 maglie allungate, o il punto puff, come lo volete chiamare. Salto 3 maglie, 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa. Allora, dobbiamo fare, ripetere questi, diciamo, questi punti fino alla fine. Salto 3 maglie. Maglie allungate, 2 catenelle, rientro, ancora 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, scusate che qua mi sono portata dietro il filo, scusate. Allora, rifaccio, 1, 2, 3. 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3. 2 catenelle e ancora rientro, 1, 2, 3. Una catenella, salto 3 maglie nella quarta maglia bassa. Allora, facciamo questa lavorazione per tutto il giro. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le mie maglie allungate, una catenella di separazione e adesso vado qui a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso mettiamo dei segnapunti dove dobbiamo fare le spalle, quindi dobbiamo fare gli aumenti. Allora, noi adesso partiamo da qui, quindi mi preparo il davanti e faccio 6 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui dove ho la maglia bassa metto un marcapunti perché l'aumento lo farò qua e metto un marcapunti. Poi 1, 2, 3, 4 per le spalle. Questa è la manica. Qui ho la maglia bassa e metto un marcapunti. Così. Ancora 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è il dietro. Qui ho la maglia bassa e metto un marcapunti. E poi mi restano ancora 4 per l'altra spalla. 1, 2, 3 e 4. Qui dove inizio il lavoro, dove ho chiuso con la maglia bassissima,
qui farò l'altro aumento della spalla, ok? Quindi sono da qui, ce l'aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, va bene? Allora, però inizio con 3 maglie alte, quindi faccio le 3 catenelle, che è la prima maglia alta, rientro nella maglia bassa e faccio ancora 2 maglie alte, così, vicino. Una catenella, vado qui al centro delle maglie allungate, al centro e faccio una maglia bassa, una catenella, 3 maglie alte qui dove abbiamo la maglia bassa, e lavoro 3 maglie alte nella maglia bassa, 1, 2, 3. No. Vediamo se riesco a una catenella. Quindi abbiamo fatto 3 maglie alte, una catenella e una maglia bassa qui al centro delle maglie allungate. Una catenella, 3 maglie alte nella maglia bassa. 1, 2, 3. Una catenella, una maglia bassa al centro delle maglie allungate, in quella centrale. Una catenella, 3 maglie alte nella maglia bassa. 2, 3. Una catenella, una maglia bassa al centro delle maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte nella maglia bassa. 2, 3, una catenella. Allora, sto arrivando qui dove dobbiamo fare gli aumenti. Quindi, maglia bassa al centro delle maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, maglia bassa, una catenella. E qui adesso dove dobbiamo fare le 3 maglie alte, tolgo il marcapunti. Qui dobbiamo fare l'aumento. Invece di 3 maglie alte ne faccio 6. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. 6. Quindi questo lo dobbiamo fare, questi aumenti li dobbiamo fare ogni volta che dobbiamo fare ad ogni giro, ecco, ok? Una catenella, maglia bassa. Quindi qui ho il mio aumento e metto il mio marcapunti. Una catenella. Adesso 3 maglie alte, qui stiamo lavorando una spalla, quindi dobbiamo lavorare 4 motivi. Allora, 3 maglie alte nella maglia bassa, 1, 2, 3, una catenella, maglia bassa al centro delle maglie allungate. Una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, maglia bassa al centro delle maglie allungate, una catenella. Qui siamo, diciamo, l'altro aumento, quindi qua invece di 3 maglie alte facciamo 6 maglie alte. Lavorate tutte nella stessa maglia, quindi qui abbiamo la maglia bassa, lavoriamo 6 maglie alte dentro la maglia bassa. 2, 3, 4, 5, 6. Una catenella, maglia bassa. Una catenella, 3 maglie alte. 1, 2, 3.
una catenella, maglia bassa al centro delle 3 maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte nella maglia bassa, 2, una catenella, maglia bassa, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, maglia bassa al centro delle 3 maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, maglia bassa al centro delle 3 maglie alte. Stiamo arrivando all'altro aumento. Una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, maglia bassa al centro delle 3 maglie allungate, il gruppetto delle maglie allungate, una catenella e qui facciamo l'aumento, quindi facciamo nella maglia bassa 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una catenella, maglia bassa, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una maglia bassa, cioè una catenella, scusate, una catenella, una maglia bassa al centro delle maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una catenella, maglia bassa, una catenella, 3 maglie alte nella maglia bassa. Quindi sto facendo tutto il giro insieme a voi. Una catenella, maglia bassa al centro delle 3 maglie allungate. Una catenella. Adesso qui noi siamo arrivate dove abbiamo iniziato. Abbiamo 3 maglie alte, quindi rientro dove ho le 3 maglie alte e faccio ancora 3 maglie alte, 1, 2, 3 e chiudo qui nella terza catenella iniziale in questa maniera. Ecco. E quindi qui adesso abbiamo fatto i nostri 4 angoli. Anche se adesso non si vede bene, comunque abbiamo fatto il davanti, il dietro e le spalle. Allora, adesso facciamo. Vado nella maglia con una maglia bassissima, entro qua, nella penultima maglia delle 3 e faccio. Allora, 1, 2, 3, 3 catenelle, rientro e faccio 1. 2, 3. All'inizio faccio le catenelle, così il lavoro mi viene bene. Chiudo fino alla penultima maglia e poi chiudo così. Una catenella, maglia bassa. Qui abbiamo la maglia bassa al centro delle maglie allungate. Faccio una maglia bassa sulla maglia bassa. Una catenella. Qui abbiamo 3 maglie alte, quindi al centro salto la prima, vado in quella centrale e faccio 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, rientro 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e ancora rientro 1, 2, 3, così. Una catenella di separazione. Qui abbiamo una maglia bassa e quindi entriamo nella maglia bassa e facciamo un'altra maglia bassa. Una catenella nelle 3 maglie alte al centro. Facciamo le maglie allungate. 1, 2, 3. 2 catenelle. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1, 2, rientro, 1,
due, tre, una catenella di separazione e facciamo una maglia bassa sulla maglia bassa, così. Ok? Quindi adesso andiamo avanti fino dove abbiamo qui le 6 maglie alte e poi vi faccio vedere qui come dobbiamo proseguire. Qui lavoriamo normalmente, quindi abbiamo fatto la maglia bassa sulla maglia bassa. Adesso una catenella di separazione e al centro delle 3 maglie alte, quindi ne abbiamo 3, saltiamo la prima, andiamo nella maglia seguente, facciamo il gruppo delle maglie allungate. Ok? Arriviamo qui e poi proseguiamo insieme. Due catenelle, rientro, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3, una catenella di separazione, vado qui, salto questa maglia, vado nella maglia seguente, faccio una maglia bassa, una catenella. Vado qui nella maglia seguente e faccio ancora 3 maglie allungate. 2 catenelle, rientro. 1, 2, 3. 2 catenelle, rientro. 1, 2, 3. E qui abbiamo fatto l'angolo. Adesso lavoriamo normalmente, quindi una catenella di separazione e faccio una maglia bassa sulla maglia bassa. Una catenella di separazione. Qui abbiamo le 3 maglie alte. Facciamo al centro delle 3 maglie alte le maglie allungate. 2 catenelle di separazione, rientro, 1, 2, 3. Chiudo. 2 catenelle, rientro, 1, mi sono presa, ho preso di nuovo il filo. Allora, rifaccio. 1, 2, 3. 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3. 2 catenelle. Ancora rientro nella stessa maglia e faccio ancora 3 maglie allungate. Così. Una catenella, maglia bassa qui nella maglia bassa. Una catenella, 3 maglie allungate al centro delle 3 maglie alte. Due catenelle, rientro. 1, 2, 3 catenella, anzi 2, no, una catenella, scusate, maglia bassa sulla maglia bassa, una catenella, 3 maglie allungate. Allora vi faccio vedere qui il prossimo aumento che dobbiamo fare, poi qui lo fate da sole. Allora, 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3, una catenella, maglia bassa sulla maglia bassa, una catenella. Ecco, qui siamo arrivate dove abbiamo le 6 maglie alte, quindi rifacciamo quello che abbiamo fatto qua. Passo, cioè salto la prima maglia, vado nella maglia seguente e faccio 3 maglie allungate, così. 2 catenelle, rientro,
2, 3, 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3. Allora, sono 3. Una catenella, vado qui, salto la maglia sotto, vado qui e faccio una maglia bassa, una catenella, maglia seguente, 3 gruppetti di maglie allungate. 1, 2 catenelle di separazione e 3. Così. Una catenella di separazione e andiamo avanti normalmente. Ok? Allora, qui già, oh, scusate, è che non si vede. Ok, qui ha già preso forma perché abbiamo fatto gli angoli. Adesso dobbiamo andare avanti, facciamo il prossimo angolo. Qui mi è caduto il marcapunti e lo rimetto qua. Ok, adesso andiamo avanti, lavoriamo i motivi, sono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qui facciamo di nuovo l'angolo. Poi qui arriviamo qui alla chiusura e lo facciamo insieme. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto le mie maglie allungate, una catenella, una maglia bassa, una catenella e qui abbiamo le 6 maglie alte, quindi vado, salto la prima, vado nella seconda e faccio le mie maglie allungate, i 3 gruppetti di maglie allungate. Rientro, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3. Una catenella di separazione, una maglia bassa, una catenella e adesso rientro qui dove ho fatto il primo gruppo delle maglie allungate all'inizio del giro, rientro e faccio 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, 3, 2 catenelle e chiudo. Così. Quindi adesso abbiamo i 4 angoli. Ok? Questo è il nostro lavoro. Così. Adesso si ricomincia. Quindi qui abbiamo la maglia bassa. Faccio una maglia bassissima. Allora, una maglia bassissima. 1, 2, 3 catenelle. Rientro. Faccio 2 maglie alte, quindi in tutto abbiamo 3 maglie alte. Dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto prima, questo, il secondo giro in pratica, ecco. Adesso 3 maglie alte, una catenella. Una maglia bassa qui al centro delle maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte nella maglia bassa, 1, 2, 3, 2 catenelle, una catenella, maglia bassa al centro delle maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella. Maglia bassa, una catenella, 3 maglie alte nella maglia bassa, 2, 3, così, una maglia bassa al
al centro delle maglie allungate, 3 maglie alte nella maglia bassa, una catenella, una maglia bassa al centro delle maglie allungate. Arrivo all'angolo, vi faccio vedere di nuovo come si fa l'aumento e poi andate avanti da sole, quindi ogni volta che dobbiamo fare le maglie alte qui al centro, invece di 3 maglie alte ne dovete fare 6. Ok? L'aumento si fa quando dobbiamo fare le maglie alte qui al centro. Quindi arrivo lì al centro, diciamo qui vi faccio rivedere come si fa l'aumento e poi andate avanti da sole. Allora, 1, 2, 3, quindi 3 maglie alte qui nella maglia bassa, una catenella. Qui siamo già dove abbiamo gli aumenti, quindi facciamo una maglia bassa qui al centro, una catenella. Qui abbiamo al centro dei due, diciamo delle maglie allungate, qui abbiamo la maglia bassa. Quindi questa maglia bassa lavoriamo 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, una catenella, una maglia bassa al centro delle maglie allungate, una catenella. Adesso qua lavoriamo normalmente fino al prossimo angolo. Quindi abbiamo la maglia bassa, lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, maglia bassa qui al centro dove abbiamo i gruppetti delle maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, le 3 maglie alte vanno lavorate nella maglia bassa. Una catenella, maglia bassa al centro delle maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte nella maglia bassa, 2, 3, una catenella, maglia bassa, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella. Siamo arrivati qui nell'angolo, quindi una maglia bassa, una catenella, 6 maglie alte. Qui dove abbiamo la maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una catenella e una maglia bassa qua. E adesso andiamo avanti normalmente. 1, 2, 3. Ok? Allora, dobbiamo fare questa lavorazione fino ad arrivare, scusate un attimo che lo metto bene. Allora, stavo dicendo, dobbiamo fare questa lavorazione fino ad arrivare, quest'ora si allarga. Quindi arriviamo fino al sotto le braccia in modo che poi possiamo chiudere per lasciare lo spazio per le braccia. Ok, quindi andiamo avanti, avanti, avanti. Ricordatevi che quando dobbiamo fare le 3 maglie alte qui nell'angolo dobbiamo fare 6 maglie alte. Mettete un marcapunti così vi ricordate che qui sono gli angoli. Va bene? Allora andate avanti e noi ci rivediamo quando arriviamo alla misura per chiudere sotto le ascelle, ok? Niente, credo che ho detto tutto e allora a dopo. Mi raccomando, provatelo. Man mano che andate avanti, provate, perché io non lo so quanti centimetri bisogna tenere per arrivare al sottobraccio, ognuno ha la sua taglia, giustamente. Magari per me sono 20, per alcuni 22, 25, per alcuni anche 18 centimetri. Va bene? Quindi, ma lo provate quando siete sicure che i due lati arrivano proprio sotto il braccio, che arrivano a toccarsi, allora possiamo chiudere per
per lo spazio qui, per le braccia, ok? Ci vediamo quando arriviamo alla nostra misura. Ciao. Allora, eccomi qua, io sono arrivata alla mia misura, quindi sono arrivata a chiudere qui per formare lo spazio per le braccia, ok? La mia misura è 25, 24 e mezzo, 25. Allora, sono arrivata qui nell'angolo. Vi faccio vedere come dobbiamo chiudere per le braccia. Allora, sono qui nell'angolo, ho fatto la maglia bassa qui al centro delle maglie allungate, una catenella, vado qui e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ne faccio 3 perché adesso non dobbiamo più aumentare. Qui una catenella e vado qui al centro dove dobbiamo facciamo la maglia bassa. Quindi vado qui, prendo dall'altra parte, faccio una maglia bassa, una maglia. Beh, allora prendo il filo, scusate un attimo, 1, maglia bassa, così, ok, e adesso vado avanti. Ecco, adesso vado avanti, lavoro tutta questa parte, faccio vedere, lavoro tutta questa parte, arrivo qui e faccio la stessa lavorazione. Eccomi qua, sono arrivata qui nell'altra chiusura per il braccio. Allora, qui abbiamo il gruppo delle maglie allungate, una catenella, qui faccio 3 maglie alte, ripeto, faccio 3 maglie alte perché adesso non dobbiamo più aumentare, una catenella e vado qui al centro del secondo gruppo delle 3 maglie allungate, quindi prendo la parte del dietro, vado qui al centro delle maglie allungate, prendo il filo e faccio una maglia bassa, una catenella, maglia bassa, qui sulla maglia bassa una catenella, ah no, scusatemi, scusate, 3 maglie alte, 1, 2, 3, così, poi una catenella, maglia bassa al centro delle 3 maglie allungate e 3 maglie alte. Quindi adesso la lavorazione è sempre a giro, non dobbiamo più aumentare, dobbiamo ripetere sempre il giro. Ok? Ecco, faccio vedere. Ecco qua. Adesso dovete lavorare sempre a giro, sempre, sempre a giro fino ad arrivare alla vostra lunghezza. Va bene? Quindi arriviamo alla nostra misura, alla nostra lunghezza e poi ci ritroviamo per fare le maniche. Ok, rieccomi. Allora, sono andata avanti con la maglia in lunghezza, però ancora devo andare avanti perché è un pochino corta. Allora, io ancora sono arrivata a 47 centimetri partendo, misurando dalla spalla fino al bordo, però volevo farvi vedere che ho già fatto una manica qui. E vi faccio vedere adesso come iniziare a fare la manica, poi dobbiamo lavorare sempre a giro, il punto lo sapete, quindi potete. Qui invece vedete che è leggermente a svasare perché quasi alla fine della manica, sapete che noi abbiamo lavorato sempre con una catenella di separazione, quindi arrivando alla fine io ho aumentato le catenelle, ok? Quindi ho fatto prima della fine. Da qui in poi ho iniziato con 3 catenelle di separazione, ok? E quindi la manica si è allargata. La mia manica è a 3/4, non è una manica lunga, però voi, se a voi piace, potete andare avanti e fare la manica lunga oppure vi potete fermare prima se la volete corta o a 3/4. Io adesso vi faccio vedere come iniziare a lavorare la manica e poi andate avanti da sole. Allora,
prendo qua. Allora vado qui nel primo motivo, prendo il filo e prendo tutte e due le parti. Faccio 3 catenelle, 2, 3. Divido le due parti, adesso vado a lavorare qua e faccio 3 maglie alte. 2, 3. No, scusate, ho sbagliato. Allora, è qui, sì, è qui. 1, 2. Ok. Allora, qui abbiamo le due maglie basse, faccio le 3 maglie alte. Una catenella di separazione, una maglia bassa qui al centro dei tre motivi, una catenella. 3 maglie alte. Quindi dobbiamo continuare a lavorare normalmente. È facile riprendere il giro. Una catenella, 3 maglie alte. 1, 2, 3. Visto? Quindi adesso andiamo qui fino, facciamo tutto il giro e chiudiamo insieme. Eccomi qua, arrivata alla fine del giro, vado a chiudere con una maglia bassissima. Adesso non c'è bisogno che vi faccio vedere il punto perché lo sapete benissimo. L'importante, mi raccomando, che dovete avere gli stessi motivi sia da una manica che nell'altra, ok? Quindi io, per esempio, ho 10 di questi motivi. Io i motivi intendo queste con le maglie allungate, quindi 10 in una manica e 10 nell'altra manica. Quindi adesso dovete andare avanti sempre a giro, come abbiamo fatto con la maglia, e quindi decidete poi la lunghezza della vostra manica. Quindi se poi decidete che volete fare la stessa manica che ho fatto io, che so, ho allargato un po', ho fatto 6 motivi con una catenella di separazione, dopo 6 motivi ho fatto 2 motivi con 2 catenelle di separazione, poi sono andata avanti fino alla chiusura della mia manica, che è una manica a 3 quarti con 3 catenelle di separazione. Poi, invece, se non la volete così, potete andare tranquillamente avanti e lavorate sempre a giro dritto in questa maniera. Penso anche che come bordino io lo lascerei così, anche perché a me piace in questa maniera. Non so se voi poi volete fare, decidete voi se volete fare un bordino oppure no. Va bene? Io la mia maglia e la lascerò in questa maniera, però andrò avanti per quanto riguarda la lunghezza. Devo ancora decidere se voglio andare avanti a fare un vestito oppure se mi fermo e faccio una maglia. Va bene? Ok, io credo che ho detto tutto. Spero che anche questo progetto è stato di vostro gradimento. Ok, spero che mi sono anche spiegata bene. E niente. Vi saluto, vi mando sempre un bacio e alla prossima volta. Ciao!